No, ma già primo tempo, nel senso che avevamo lasciato giocare i tre dietro loro e poi non siamo riusciti a ripartire quando abbiamo conquistato la porta. C'è qualche episodio, voglio dire, tecnicamente male, nel senso che ho sbagliato tanti controlli di palla, poi... Abbiamo preso gol su palla ferma, quindi non è questo. Magari già l'azione sul palo era sempre errore nostro, però non era sul gioco. Io penso che su punizioni laterali dovremmo essere più presenti. Vabbè, io ho due uomini lì che non sono stati reattivi. Ma io non ho fatto vedere a nessuno, io non c'ho, voi mi fate i titoli. Enrico, mi stai andando a parlare della partita, negli ultimi 20 minuti soprattutto l'Ascoli ha preso molto campo, perché? È perché noi ci difendevamo. Poi è vero che di nuovo, a parte parlare del palo, poi qualche cross che è passato davanti alla porta, ma se non siamo riusciti a giocare nostro, non siamo riusciti a giocare insieme la fase offensiva che dovrebbe essere il nostro pregio, poi subisci. A parte che vedo che hanno controllato male la palla, saranno anche le scarpe, cose, perché l'erba qua è diversa dai altri campi. Solo vedere del sole che è entrato e gli ho fatto due palle scivolando. 90 minuti, il gol di Crescenzi, l'evidente errore del portiere Ragni e la traversa di Balzania. Tutto qui, 90 minuti, perché il portiere dell'Ascoli non ha dovuto effettuare un intervento. Non è un po' poco? È poco, ma per come abbiamo fatto, nel senso siamo andati in vantaggio con un tiro che non era tiro gol, e poi come sempre cercavamo di gestire visto che non ci è riuscita a giocare. L'ultima della partita, cioè, è un po' preoccupato per il fatto che si è visto tante volte in stagione che questa non riesce a creare come piace a lei. Ma dipende dalle partite, ripeto, tra un po' di freschetto e terreno che non siamo abituati, capisco difficoltà nostre, non male che io vorrei che la squadra tira 20 volte in porta, come ha tirato due partite fa. Dopo questo pareggio, tornando a quello che è accaduto dopo la partita con Novara, lei crede che la sua panchina sia ancora a rischio? No, io non mi sto preoccupando per questo, io ho detto che sono a disposizione poi la società che deve valutare. L'ultima della partita, cioè l'ultima partita del 2017 con il Venezia il 28 e poi la pausa. Ha parlato con i direttori, con la società su come intervenire per migliorare questa squadra, dove ha bisogno di qualche risposta? Ne abbiamo parlato, sì. Dove ha bisogno di qualche risposta? Ne abbiamo parlato. Posto? Grazie. Grazie. 23 anni fa, proprio al termine di un Ascoli Pescara, moriva il presidente Costantino Rossi. Che ricordo ha di quel calcio di quel presidente? Vabbè, presidente è importante, a parte che ha tenuto Ascoli in Serie A per qualche anno e hanno vinto la B, penso con Varenna, allenatore. Con tanta superiorità, presidente, tutti pensano all'ambiente calcistico. E quindi, peccato, Ascoli, peccato, ma non c'è.
Ma per me ha fatto meglio di quello che mi aspettavo, nel senso che ho visto la partita prima di Avellino, hanno giocato con Entella. Penso che oggi hanno fatto meglio che con Entella.